Scusa, Marcella, non ci siamo. Sì, ti devi stare zitto. Davanti, levati! Accendi la sirena. Avanti! Avanti! Andate lì davanti, ragazzi! Sì, abbiamo, grazie ad alcune attività tecniche, siamo riusciti a fornire alla Procura della Repubblica, che poi ha emesso un provvedimento di fermo, dei gravi indizi a carico delle persone che sono state poi fermate. Non hanno confessato, ma sono delle attività che ci portano a ritenere che siano entrambi coinvolti in questa bruttissima vicenda. Sulle cause, diciamo, di questo gesto stiamo ancora cercando di capire più a fondo. E al momento la pista mafiosa sembra non essere più presente, anche se non si chiariscono bene quali sono stati i motivi, non si può escludere ancora nulla. E il movente riguarda poi anche la domanda che ha fatto prima: quando capiremo bene il movente potremo anche capire bene quali sono stati eventualmente i contesti nel quale è maturato questo bruttissimo episodio di sangue. Abbiamo degli elementi che ci portano a ritenere che abbiano sparato con due armi. Non abbiamo fatto esami balistici, loro detenevano delle armi, lui aveva anche un porto di fucile e a casa abbiamo trovato anche altre armi registrate di vario genere. E se hanno sparato con le armi loro, questo ancora non lo sappiamo. In questo momento non sono stati molto, diciamo, collaborativi anche davanti ad alcune evidenze che gli sono state rappresentate.